Domenica 14 novembre, presso il Palladium Flex ad Atena Lucana, si terrà la presentazione dell'associazione 21 Passi, nata nel ricordo di Federica Tropiano, la ragazza di 21 anni di Teggiano, scomparsa prematuramente a seguito di un incidente domestico lo scorso anno. A tenere vivo il ricordo di Federica e della sua grande voglia di vivere ci penseranno i ragazzi dell'associazione, che domenica presenteranno le iniziative che saranno realizzate in memoria di Federica. Prima fra tutte l'istituzione di una borsa di studio di danza, grazie al contributo di tantissime persone che hanno accettato l'invito di commemorare la ballerina attraverso la sua più grande passione. Per poter partecipare non c'è bisogno di prenotazione. Ed è proprio da questa passione che prende il nome l'associazione. I passi sono infatti quelli leggeri, studiati e bellissimi, fanno sapere i soci fondatori, con i quali Federica amava esprimersi ed emozionare. 21 sono invece gli anni che Federica avrà per sempre. Sono i grammi che il corpo umano perde con l'esalazione dell'ultimo respiro, dell'anima che vola via, e dell'anno di fondazione dell'associazione. L'associazione 21 Passi nasce con questo scopo: dare energia a Federica Tropiano. Chi l'ha conosciuta non può ricordare per quello che era, una stella. L'appuntamento è quindi previsto alle ore 18 e all'evento, che sarà moderato da Pasquale Sorrentino, parteciperanno, oltre al direttivo dell'associazione presieduto da Ilaria Tropiano, sorella di Federica, Gianna Omenta, presidentessa dell'associazione Antonio Finamore, Jennifer Saia, istruttrice di danza, e i rappresentanti di Alfis Associazione, Libera Formazione ed Informazione per la Salute, e Sodalis, Centro Servizi per il Volontariato Salerno.